sapete che vi dico allora? Tiriamocela. In Italia funziona così a volte: se non te la tiri, si dimenticano ciò che hai fatto e ti posano pure piedi in testa. In Italia, se riesci ad arrivare, inoltre, la prima cosa che dicono è "che culo", non "che bravo". In Italia non conta se sei nato in Germania, in Francia o chissà da quale altra parte. In Italia rimarrai sempre un africano, un cinese, un thailandese. In Italia non conta se sei italiano per metà o per il 15% o cosa. Se sei famoso come Leonardo DiCaprio e vieni solo in Italia per cacare e per mangiare, ti diranno "è italiano". Ma c'è da dire che in Italia non possiamo arrivare a fine mese, se no come ce lo compriamo l'iPhone X poi? Ma non scherziamo, dai, che in Italia facciamo sempre un sacco di cose, abbiamo inventato un sacco di cose nel Rinascimento, però ora abbiamo persone che giudicano la nostra arte e la nostra musica, e che quando gli dici "che cos'è un featuring?", ti rispondono "vogliamo un featuring". Cos'è il featuring? Cos'è il featuring? Comunque io non sono italiano, o almeno così mi è stato detto, ma non sono nemmeno straniero, non sono chiaro, non sono scuro, non sono un uomo, ma non sono più un ragazzino, non sono dalla parte degli stranieri, ma né dalla parte degli italiani, perché un pensiero non può avere colore, sesso o religione, sono solo dalla parte di quelli che cercheranno di muovere le cose a favore degli altri, e sono sicuro che Trip, la mia serie, riuscirà a fare qualcosa. Salve, buongiorno e benvenuti cari amici in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una serie che mi ha sconvolto letteralmente. Sono impazzita per questa serie, ragazzi. Sto parlando di Trip, la web serie di Sergio Pigliati, che sta letteralmente spopolando sul web. È una serie piena di sfaccettature, è profonda, interessante, intelligente, inaspettata. Non potrete non amarla. Sono diventata una fan sin dalla primissima puntata e non vedo davvero l'ora di vedere la serie. Peccato che poi mi sveglio ed ero solo per strada, e anzi, mi stavano quasi investendo. La gente in Italia non riesce a muovere un dito per cliccare condividi, figuriamoci se riesce a fare qualcosa in generale. Ma alla gente piace questa situazione, gli piace quando gli viene servita la cacca ogni giorno. Saporita! Ma in Italia funziona così. In Italia un thailandese giudica la nostra arte e la nostra musica. In Italia non conta se sei italiano un cinese, e ti possa pure piedi in testa. In Italia un africano. La prima cosa che dicono è l'iPhone X. Non è quando gli dici "ti piace con l'Italia?", ti rispondono "fa cacare". Comunque io sono dalla parte degli stranieri. Non è gli italiani. Fa non cacare. In Italia puoi dire ciò che vuoi, ma capiranno ciò che vogliono.